Amici, bentornati su un altro vlog del comico K3. Allora, oggi per i pezzini in giro a cercare una custodia per il nuovo iPod Touch di quarta generazione. Finalmente l'abbiamo trovato. Allora, la MediaWorld non sapevo neanche che esisteva. C'è uno che ci dice iPod UU, che è questo custodia per l'iPod di quarta generazione, questo qui, ma neanche esiste l'iPod di quarta generazione. Sono coglioni quelli della MediaWorld. Se non sanno fare il loro lavoro, non vanno a lavorare. Vanno a lavorare, K3 stia calmo. Dai. Allora, l'abbiamo trovata. Allora, finalmente l'abbiamo trovata, cari amici, eccola qua. La custodia del Moore. Miei amici, siamo qui di fronte alla nuova custodia dell'iPhone 4G. Siamo, questa qui è della marca Moore. Potete leggere una cosa molto distinta. No, c'è scritto qua, ecco. Vabbè, semplifichiamo le cose. E abbiamo lo spacchettamento. Dai, abbiamo lo spacchettamento. Cari amici, una peripezia l'abbiamo trovata al Dalti, K3. Dalti, facciamo pure pubblicità. Facciamo la pubblicità, chi se ne frega. Non guasta mai. Dentro cosa troviamo? Oh my god, porta! Ricordiamo che c'è dentro. Allora, sono completamente scemo. Questo è colpo di scena, signori, neanche me l'aspettavo, eh. Colpo di scena, una custodia che consigliamo comunque. Questa qui la mettiamo giù senza rigarla. Allora, praticamente questa custodia è plastica rigida. No, questa qui è plastica gommosa, è per i fianchi. Sì, è rigida, cioè gommosa ma abbastanza rigida, con vetro trasparente che protegge. E la cosa bella è che c'è il forellino per la melina. Vabbè, giusto. Beh, questa, cari amici, è una bella custodia. E in più troviamo anche gli appoggi. Sono appoggi K3. Cioè, per una volta useremo il libretto di istruzioni, perché non mi sono mai trovato di fronte a una roba del genere. Di solito sono abituato con le marche dove queste cose non ci sono. No, questa è una marca seria. Bella marca. Eh sì, praticamente quella è la... Adesso si metterà, si costruirà, mi sa che è un puzzle questo coso. Guarda, c'è anche la tessera. Installation card, penso che per installare il vetro, perché poi dentro abbiamo anche un vetrino. Allora, il panno per pulire. È un colpo di scena, signori. Abbiamo il panno per pulire. Ma io sono pieno di panni, quindi... E abbiamo anche il vetrino che protegge il nostro iPod. In più c'è il supporto, supporto da tavolo, molto carino. K3, se riesce a capire come funziona. Piano. Abbiamo scoperto che questi qui sinceramente non servono a niente. Non sappiamo che cazzo servono quelli. Poi proverò a metterli. E questo qui invece si apre. È l'appoggino molto comodo. È comodissimo. Quindi neanche costato tantissimo. Mi afferma K3 che non riesco a inquadrare. Questa staffa qua appunto permette di da tavolo posare sul vostro iPod. Funziona anche per l'iPhone da Pro. Allora, bene cari amici K3, monti pure la... Montiamola, dove è finita? Mettere la custodia della... Muoviti. Andiamo. K3. Un po' complicata. No. Messa, cari amici, è molto bella, eh? Che storia, cari amici. Vediamo, facciamo vedere il particolare della mela che sta fuori. Poi vabbè, si può personalizzare dietro un cambio. Vediamo, proviamo una prova tasti. Qui c'è il tasto per alzare, per abbassare. Vediamo, proviamo ad sì, un po' duro, vedete? Sì, perché è nuovo, però funziona, dai. Poi vabbè, qui certamente uno fa così. Questi gassi sono un po' inutili, Poi il tasto per mettere in home. Funziona. Questo qua è perfetto. Perfetto. E niente. Niente, bello, facciamo sotto vedere. Sotto c'è anche il jack e il coso per la cassina. Aperta, giustamente. Che si vede perfettamente la cassina. Dock, jack, cassina, dock, jack. Come si presenta con la sciocca? Questo è tutto per la custodia della Moovit. Bellissima, ve la consigliamo.
Non ricordiamo che la media euro neanche sanno cos'è. No, la media non l'abbiamo trovata, incredibile, neanche all'1 euro. Amici, allora vi salutiamo, è tutto, dalla prova. Ok, abbiamo fatto la Moovit, benissimo, consigliamo, stupenda. Tutti al prossimo vlog del Comico K3, Hello! Hello! Adios! But this is just the only way I know.